il verdetto con Lentella che sarebbe costretta alla vittoria e a sperare. E magari con un episodio di riaprire la partita. Per adesso totalmente nelle mani della Juventus, che adesso attacca ancora con... Attacca Mangravitti. Brazzaniti non è riuscito a scappare. Bunsei è ragazzo, ovviamente la fonte di pericolo maggiore per i bianconeri in corso di questa partita. Ancora Romboli, Marson della Bernardina, Setter. Ancora Olivieri. Masciangelo, cross dentro, non arriva Moculo e poi gol! Siglato da Del Prete, che porta in vantaggio gli ospiti al 29esimo. È sbucato dal lato cieco Del Prete sul traversone di Masciangelo, nessuno lo ha seguito. E con una conclusione ravvicinata a freddato Gori al 29esimo. Da lì Gori ha potuto far ben poco. Lisi. Per la reazione immediata il Pisa, ma proprio Del Prete poi. Battuta la punizione dalla Lucchese. Si va lunghi a cercare Bernardini, che non riesce ad entrare in area contro Del Prete. Bravo il difensore. In campo per il Siena nel primo tempo, dall'altra parte sicuramente Mavididi per la giocata che ha fatto sul secondo gol. Qui Fabbro la mette in mezzo per Boulevardi. Zironelli riuscire a trovare lo spiraglio giusto, infatti è Visconti che recupera il pallone, lo mette giù Caccia che ha già due uomini addosso, questa volta però non è fallo secondo l'arbitro. Fase di disordine. Paolini all'intercetto su Di Pardo, poi c'è la 10, poi ancora Secco da parte di Del Prete che vince un altro duello con Gissi. Nel reparto difensivo ricordiamo anche che a centrocampo manca Leandro Fernandez, uno dei talenti più fulgidi di questa Juventus Under 23. Di cuore che spesso è legato a storie calcistiche. Con Moscardelli che ora si gira benissimo su Del Prete, non c'è fallo, si era addirittura fermato Del Muratore, ingabbiato e alla fine forse guadagna il massimo, forse no, perché è ottimo l'intervento di Germano, poi Morra prova a passare in mezzo, recupero ancora di un indemoniato Germano che può andare sul fuoco. Questo possesso con Manini velocissimo sulla sinistra, Caponi non entra in area, allora è Magrini a recuperare. Un tacco ancora per liberare Mavididi, pallone però troppo corto. Iozzi contro Del Prete, chiude proprio Del Prete, non c'è